Bene, ringraziamo per questa presentazione, ringraziamo per l'invito e ringrazio personalmente appunto il professor Taddeo, tutti gli organizzatori di Mimesis per avermi invitato a presentare appunto questo bel libro. Mi sentite lo stesso anche se parlo senza Ma ci si microfono? fa fatica, sai, anche Ah, per le riprese, se puoi utilizzare il microfono, ok. così. Sì, se mi scusate un secondo che prendo gli occhiali perché se devo fare appunto un riferimento. È acceso? Oh, benissimo. Come dicevo, appunto, un libro molto interessante, scritto innanzitutto in maniera molto chiara, che è sempre una cosa apprezzabile, appunto, quando la materia in questione è così complessa. Un libro che considera un argomento, ovviamente, il Bauhaus e la sua storia, un argomento molto, molto conosciuto, molto trattato da molteplici punti di vista, ma proprio per la stessa natura dell'argomento in questione, cioè la scuola fondata da Walter Gropius e aperta nel 1919, quindi un secolo fa, si presta tuttora a una molteplicità di letture. Questa lettura è una lettura originale, una lettura appunto che in qualche modo attraverso delle figure chiave, in particolari, alcune perché il Bauhaus è proprio caratterizzato dall'essere come dire, un'esperienza. Di tipo, sono stati spesso usati i termini pedagogico, appunto, educativo, ovviamente artistico, anche rivoluzionario, anche termini più complessi, appunto, un'esperienza che prevede la partecipazione di tante figure, appunto, a corollario intorno a Gropius, comprimari, figure primarie, secondarie, eccetera. Solo alcune, appunto, vengono prese in considerazione, ma sono delle figure chiave, Klee, Kandinsky, Itten. Come dicevo, è un punto di vista molto particolare che in qualche modo riprende proprio le fila, diciamo, della parte più nascosta, proprio per rimanere sul titolo di questo bel libro, del Bauhaus, cioè al fondamento in qualche modo non solo come dire, della ricerca di queste figure che ho citato e anche di altre che ovviamente vengono prese in considerazione del libro, ma anche della stessa esperienza, ritrovando, come dire, le radici di quello che poi è maturato nell'esperienza del Bauhaus in molti decenni prima e anche in qualche modo in una struttura, diciamo, sociale, artistica, filosofica della Germania, appunto, dove il Bauhaus ovviamente viene radicato. Quindi una lettura estremamente ricca e posso dire anche divertente, perché specialmente il capitolo di Itten è molto curioso. E dopo mi taccio e lascio ovviamente la parola all'autore. L'altra cosa molto interessante del libro è questa, che è un libro che si presta anche a una lettura comparata con la nostra realtà attuale, per tutta una serie di ragioni, anche per le ragioni, diciamo, di un certo totalitarismo espresso da alcune appunto linee di ricerca del Bauhaus, da molti punti di vista, per il più evidente ovviamente e anche il più, come dire, inquietante, quello razziale. Ovviamente, che quindi dimostra anche come, nonostante si voglia, e appunto è un argomento assolutamente attuale, molto più pericoloso di quanto non siano i termini che vengono spesso usati di razzismo, di fascismo, il fatto di voler azzerare la storia appunto come dire, impalcatura del presente, è la cosa veramente più inquietante, appunto, che. Come dire, questo libro, ancora leggendolo da un punto di vista contemporaneo, aiuta a riflettere proprio su queste questioni, cioè su quanto la storia e anche ovviamente la spiritualità, la ricerca e come si può dire, l'interpretazione del tempo presente attraverso le arti, arti che anche queste danno appunto una struttura più solida alla società contro anche, come dire, le tempeste che poi possono colpirla. Vi ricordo che appunto il Bauhaus si chiude proprio, viene chiuso proprio con l'avvento del nazionalsocialismo, quindi è drammaticamente, diciamo, chiusa quell'esperienza. Quindi, e si era aperta, fra l'altro, sulle macerie della precedente Prima Guerra Mondiale. Quindi è veramente qualcosa che offre grandi insegnamenti anche al nostro presente, che sono ancora densi purtroppo di conflitti e di, come dire, di disuguaglianze, di tanti aspetti che già lì, come dire, emergevano. Quindi molto volentieri passo la parola all'autore. E appunto che ringrazio per questo bel libro. No, sono io che ringrazio davvero senza nessun formalismo, ma
di una gratitudine autentica alla professoressa Lanzarini, che ha dedicato una lettura così attenta e, come dire, ha fornito un ritorno così puntuale di quelli che sono gli snodi di questo mio testo. E ringrazio ovviamente anche tutti i presenti e cerco appunto di ricostruire una breve parabola di quelli che sono stati i miei obiettivi di ricerca e di quelli che sono alcuni dei passaggi del mio testo. Testo che nasce appunto volendo trovare una giustificazione di tipo estrinseco, formale, appunto al cadere del centenario del Bauhaus. Ecco, quindi nel 1919, come diceva appunto la professoressa Lanzarini, il Bauhaus apre le sue porte a Weimar sotto la direzione dell'architetto Walter Gropius. Che cos'è il Bauhaus o la Bauhaus? Interpreti insomma utilizzano anche il femminile, anche se in tedesco il termine è neutro, quindi das Bauhaus. Allora, dicevamo, è innanzitutto una sorta di scuola, una scuola sui generis, una scuola di arte, di architettura, di design, ma anche una scuola fatta di workshop, di laboratori, di fotografia, di pittura, di lavorazione del vetro, di tessitura, di musica, quindi che in qualche modo compendia le varie sfaccettature, le varie angolazioni prospettiche dell'arte e che in virtù della sua stessa struttura, dei suoi obiettivi, dei suoi risultati, costituisce uno dei fenomeni più significativi per comprendere il nostro modo di vivere lo spazio, di utilizzare gli oggetti, di intendere in senso lato e di interpretare il mondo contemporaneo e le sue forme. Ecco, quindi questo centesimo anniversario, 1919-2019, rappresenta un'occasione preziosa, a mio dire, per riflettere sull'attualità e sulle problematiche legate all'arte del Novecento, tout court. Ecco, nella sua forma originaria, lo dicevamo, il Bauhaus è un'esperienza breve, è un'esperienza che dura 14 anni, dal 19 al 33, quando appunto il regime nazionalsocialista chiude il Bauhaus di Berlino e addirittura, in qualche misura con un gesto di sfregio, fa costruire una sorta di tetto spiovente alla gotica, alla tedesca, su questa architettura invece di carattere modernista, proprio per voler restituire a quella che considerava arte degenerata una natura invece intrinsecamente deutsch, tedesca. Ecco, quindi una prima fase si sviluppa a Weimar, una seconda a Dessau e una terza fase a Berlino. Fasi segnate da differenti direttori, il primo è appunto Walter Gropius, poi abbiamo Meyer e infine Miss van der Rohe. Ecco, nonostante appunto la scuola venga ufficialmente chiusa nel 1933, la ricchezza e l'ampiezza di studi sull'argomento, lo dicevamo, ve ne sono moltissimi, forse anche in concomitanza con questo centenario, dimostrano come, a differenza di altre esperienze, quella del Bauhaus sia una visione creativa, innovativa, provocatoria, ma anche appunto didattico, formativa, pedagogica, che sopravvive al suo tramonto storico. Quindi la progettazione architettonica, la concezione degli oggetti domestici, l'interpretazione dello stile, l'arte dell'arredo sopravvivono e su di essi, come scrivo nell'introduzione del mio testo, non si posa la polvere antiquaria, potremmo dire.
Ecco, ci sono degli elementi iconici, degli elementi caratteristici immediatamente riconducibili alla scuola di Gropius. In primis la dimensione funzionalista dell'arredamento e del design. Pensiamo alla famosa poltrona Vassili che Marcel Breuer dedica evidentemente a Vassili Kandinsky. Pensiamo alla lampada Wagenfeld, pensiamo a tutta una serie di oggetti come i portaceneri, le teiere di Marianne Brand, ai mobili in serie, pensiamo ai colori di Mondrian, a quel giallo, blu e rosso primari che ancora caratterizzano appunto la figurazione, la Gestaltung del Bauhaus. C'è poi l'elemento dell'architettura, evidentemente. Ecco, la stessa espressione Bauhaus allude ai cantieri medievali, alle cosiddette Bauhütten, ma allude soprattutto all'azione del costruire, Bauen, appunto. Lo stile architettonico del Bauhaus si può banalmente considerare uno stile minimalista, uno stile pulito, uno stile semplice legato alla trasparenza, legato all'ariosità del vetro, all'utilizzo dell'acciaio, che promuove l'idea di costruzioni che siano riproducibili in serie, che siano intercambiabili, sradicate dal legame con la storia e con la tradizione. Questo era uno degli obiettivi tradizionali del Bauhaus, cioè un'architettura finalizzata alla neutralizzazione di quello che potremmo definire il genius loci, l'idea del focolare domestico, di quel senso opprimente, di quel senso felpato dell'interieur ottocentesco. Quindi un principio cardine della visione del Bauhaus che viene anticipato dalla cosiddetta glass architecture, architettura del vetro, è proprio quello di creare un'osmosi tra l'interno e l'esterno, una dialettica fatta di vetro e di metallo tra interno ed esterno. Ecco, proprio il saggio Glass Architecture, architettura del vetro, del disegnatore e autore di letteratura fantastica Sherbart, è significativamente dedicato a un autore come a un architetto come Bruno Taut, che idea un glass pavilion, un padiglione di vetro nel 14, che verrà tuttavia distrutto durante la guerra. E Taut, che rappresenta appunto uno degli esponenti del cosiddetto Neues Bauen, la nuova modalità del costruire. Quindi c'è una necessità di semplificazione, di trasparenza, di razionalizzazione che condurrà poi alla poetica architettonica di Mies van der Rohe, che si può sintetizzare nella celebre aforisma Less is More. Ecco, anche se Sherbart resta legato all'ambito espressionista, dichiara guerra agli spazi chiusi e propone di sovvertire l'architettura eliminando qualsiasi struttura che sia rivolta alla protezione, all'isolamento dello spazio interno. Ma ciò, dice Sherbart, sarà possibile soltanto con l'introduzione dell'architettura di vetro che permette alla luce del sole, al chiarore della luna e delle stelle di penetrare nelle stanze non solo da un paio di finestre ma direttamente dalle pareti. Il nuovo ambiente che in tal modo ci creeremo dovrà portarci una nuova civiltà. Allora vediamo già da queste prime mie indicazioni come la dimensione del funzionalismo e la dimensione onirica del sogno in Sherbart vengano ad intrecciarsi. Quindi la svolta dell'architettura del vetro, volta a scardinare una visione dell'abitare
votata all'intimità, lo ripeto, alla sicurezza, viene ripresa da un interprete fondamentale del Novecento, quale fu Walter Benjamin, che dice appunto che il Bauhaus sta sotto il segno della trasparenza. È veramente così? Io nel mio testo cerco di mostrare come questa trasparenza sia in realtà innervata da una serie di elementi più torbidi, meno autoevidenti, meno legati ad una dimensione pacificante, razionale, estetico-illuministica, potremmo dire. Ecco, volendo trovare appunto due poli estremi nella lettura dell'architettura che si dà appunto in questo periodo estremamente concitato, critico, che è il periodo della Repubblica di Weimar, queste due figure, che io non tratto esplicitamente del libro, ma vi racconto anche qualcosa di estrinseco per non come dire, anticipare eccessivamente i famosi spoiler, no? E sono da un lato Benjamin e dall'altro Heidegger. Allora, Benjamin nel 33 scrive un testo che si chiama Esperienza e povertà, nel 36 scrive un testo che si chiama L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Nello stesso periodo Heidegger scrive L'origine dell'opera d'arte e scriverà poco dopo Costruire, abitare e pensare, Bauen, Wohnen und Denken. Quindi da prospettive sostanzialmente opposte, la riflessione di Benjamin e la riflessione di Heidegger si pone il medesimo interrogativo. Qual è lo statuto dell'arte nell'epoca della tecnica? Dove si colloca e come viene pensato un oggetto come l'oggetto di design, frutto dell'esperienza del Bauhaus, all'interno di queste letture contrapposte, l'una appunto tradizionalista, legata alla terra, legata alla quadratura, al Gewirth, direbbe Heidegger, tra mortali e divini, cielo e terra, la Hütte, per l'appunto, la casa contadina, e dall'altro invece l'architettura, prima scherbartiana e poi del Bauhaus, legata al vetro, all'ariosità, alla dimensione fresca, primaverile, di un collettivo popolare, aperto. Ecco, queste sono le due polarità che riguardano appunto la visione dell'architettura. Come si giocano queste visioni all'interno del Bauhaus? Ecco, quello che cerco di mostrare nel mio testo è, come già veniva molto puntualmente anticipato, la sensibilità razionalistica e la sensibilità espressionista convivano dialetticamente, vi sia una polarità, un'osmosi appunto tra questi due elementi, in una prospettiva in cui appunto la rottura con la tradizione si lega con la volontà di preservare, di conservare alcune istanze dell'arte e dell'artigianato tradizionale. Allora assistiamo nel Bauhaus non solo appunto ad un'emancipazione dalla dimensione artigianale, dall'idea tradizionale dell'art pour l'art, dell'arte fine a se stessa, di quella dimensione che Benjamin definisce auratica dell'arte, ma ad una convergenza paradossale tra il carattere distruttivo, traumatico, purificante del Bauhaus e dell'architettura e invece la convinzione che l'arte abbia un valore assoluto e si leghi ancora una volta alla dimensione del mistico, la dimensione dell'empatia, dell'Einfühlung, potremmo dire. Quindi da un lato abbiamo una cultura che intende rinnovarsi radicalmente, dall'altro una cultura che percepisce la necessità di preservare se stessa. Ecco, cosa rende straordinario il Bauhaus rispetto ad altre esperienze?
evidentemente i nomi dei maestri che vi hanno preso parte. Oltre appunto a Gropius, a Meyer, a Mies van der Rohe, abbiamo appunto artisti come Kandinsky, come Itten, come Paul Klee, come Molinaghi, come Marx, come Müche, Schlemmer. E abbiamo una serie di artisti che non partecipano come docenti direttamente al Bauhaus, ma che sono al contempo legati a doppio filo a questa esperienza. Mondrian, Bruno Taut, Le Corbusier, Van Doesburg e così via. Ecco, il Bauhaus rimanda, lo dicevo, ad un rigore pragmatico, ad una dimensione geometrica, ad una concezione nuova del disegno industriale e dell'urbanistica. Emerge da questo punto di vista che il ruolo dell'artista, il ruolo del designer, il ruolo dell'architetto è soprattutto quello di stimolare una coscienza politica, di avere una funzione sociale, lo dicevamo, legata a una progettazione che sia di qualità e che sia allo stesso tempo tecnicamente riproducibile, che sia economica, che sia accessibile alla massa, che si emancipi da una visione classicistica per cui l'opera d'arte è un capolavoro irripetibile del singolo, del genio. E quindi una concezione che abbraccia una visione appunto collettiva, plurale dell'opera d'arte. È questa dimensione sociale, democratica, legata ad un certo marxismo, al costruttivismo di tipo russo, all'avanguardia surrealista, dadaista del primo Novecento, a rendere il Bauhaus così inviso alle frange più radicali del conservatorismo di destra che poi andranno a convergere nelle file del nazionalsocialismo. Allora possiamo dire che all'interno di questa esperienza si fondano un'idea pragmatico-economica, politica del modernismo, inteso come un fenomeno di standardizzazione industriale, che ha come fine quello di sviluppare un lavoro in serie che si emancipi dall'artigianato e da una concezione elitaria dell'arte, e abbiamo un'idea politico-sociale finalizzata a formare le coscienze, a orientare e a plasmare una società nuova. Ecco, quindi le cosiddette arti applicate, che avevano fino alla fine del XIX secolo un ruolo di carattere ancillare rispetto alle belle arti, riguadagnano una posizione di dignità. Il design, nel suo compito complessissimo di ibridare l'arte e la tecnica, quindi la bellezza e la funzionalità, assume un'importanza sempre maggiore. Perché agli utensili, agli arredi, alle attrezzature domestiche viene affidato il compito esistenziale di un miglioramento della qualità della vita. Ora, lo dicevamo, su questi temi la letteratura è estremamente vasta, dai volumi sul design ai volumi sull'arredamento modernista, all'architettura come macchina per abitare, all'idea appunto di uomo nuovo legato a questa dimensione di bellezza funzionale che caratterizza il design. Ma allora qual è, se vogliamo, l'elemento nuovo del mio testo, come già giustamente diceva la professoressa Lanzarini? Il fatto che ci sia una dimensione del Bauhaus rimasta per l'appunto abscondita, rimasta sotto traccia. Allora quello che ho tentato di mettere in luce è come a tutt'oggi alcune delle radici profonde dalle quali l'istituzione del Bauhaus trae nutrimento restano ignote, restano sotto traccia, restano sotterranee. Quali sono queste radici? Sono quelle dell'esperienza mistica, spirituale,
che stimola e che permea non solo il panorama complesso dell'arte del primo Novecento, della cosiddetta Jahrhundertwende, quindi di questo passaggio epocale tra 8 e 900, ma giunge appunto sino agli anni 20 e quindi coinvolge direttamente la visione del Bauhaus, quantomeno nella sua fase iniziale. Allora il misticismo, le dottrine spirituali orientali, il patrimonio simbolico e mitologico indiano, greco, persiano, lo zoroastrismo, Mazdazan, come dirà Itten, l'antroposofia, la gnosi, giocano un ruolo decisivo non solo in ambito espressionista, in ambito simbolista e in ambito decadentista, ma anche all'interno dell'opera di alcuni autori fondamentali all'interno del Bauhaus, come appunto Kandinsky, Itten e Klee, che figurano appunto tra i maestri fondatori del Bauhaus di Weimar, che va dal 1919 al 1925. Allora quindi ad animare questo mio lavoro è stata la volontà di mettere in luce e di rendere accessibile attraverso l'analisi dell'opera pittorica, della riflessione teorica e del modello di vita, soprattutto, di questi tre maestri, quello che potremmo definire l'irrazionalismo represso del modernismo, il lato oscuro del modernismo, cioè quell'elemento opaco, quell'elemento non contestualizzabile che il razionalismo artistico ha cercato di dominare, ha cercato di reprimere e che invece si è rivelato coessenziale ad esso, innervando di sé la visione più apertamente pragmatica appunto del Bauhaus. Ecco, in particolare ho cercato di mettere in luce il rapporto tra la cosiddetta Lebensreform, quindi la riforma della vita, e la Lebensphilosophie, la filosofia della vita. Laddove appunto i movimenti di riforma della vita nel primo Novecento hanno a che vedere con una gestione complessiva del sé, hanno a che vedere con la dimensione, la gestione della corporeità, la dietetica, l'esercizio psicofisico, la sessualità, la dimensione del viaggio sia interiore che esteriore, la relazione dell'uomo con la natura e così via. Ecco, quindi il Bauhaus si innesta all'interno di questi movimenti di Lebensreform e di Lebensphilosophie, di riforma dell'esistenza e di filosofia della vita, quantomeno appunto nella sua prima fase. Movimenti di rinnovamento esistenziale a tutto campo, potremmo dire, che hanno come padri nobili, più o meno consapevoli, due autori fondamentali, che sono Goethe da un lato e Nietzsche dall'altro. Ecco, il mio testo, io, come dire, nasco come studioso del pensiero di Friedrich Nietzsche, e questo mio testo è necessariamente innervato dalla presenza nicciana, Nietzsche come appunto figura che giganteggia sull'arte del primo Novecento, questo grande effrattore, decostruttore della soggettività forte, ma in generale delle antiche tavole della tradizione, dei dogmi che si vedono sbriciolati anche dal punto di vista figurativo in ambito avanguardista. Pensiamo semplicemente ai collage dell'esperienza Dada, pensiamo al surrealismo, pensiamo al futurismo, pensiamo al costruttivismo, tutte avanguardie che hanno come sfondo, ripeto, non sempre perfettamente consapevole, questa filosofia col martello fatta da Nietzsche, l'idea che gli antichi idoli della tradizione estetica siano tramontati, che vi sia appunto stato un crepuscolo degli idoli, un Götzendämmerung. Ecco,
In particolare, appunto, la legittimazione di questa dimensione teosofica, di questa dimensione mistico-esoterica che carsicamente, potremmo dire, innerva gli aspetti all'apparenza solo pragmatici e funzionalisti del modernismo, non è una mia invenzione, tout court, ma è in qualche modo giustificata da alcuni primi studi intorno al 2012 su questo tema e anche da alcune mostre. Penso appunto ad una mostra che nel 2012 si è svolta al Museo di Arte Contemporanea di Strasburgo, che titolava per l'appunto L'Europa degli spiriti, ovvero La fascinazione dell'occulto. O anche la mostra di Christoph Wagner, che presso il Gustav Lübcke Museum di Hamm ha organizzato questa mostra intitolata Das Bauhaus und die Esoterik, quindi esplicitamente legata alla dimensione dell'esoterismo, come lo è stata una mostra svoltasi a Rovigo lo scorso inverno, Arte e Magia. Ecco, quindi la dimensione spirituale, la dimensione ascetica, pratico-meditativa, antroposofica e rituale caratterizza una fase storica che si sviluppa dal simbolismo fin de siècle, quindi fine Ottocento, e arriva in qualche modo fino a Kandinsky e Itten e Klee. Il mio testo si sviluppa sostanzialmente in tre capitoli che sono dedicati a queste tre grandi figure. Kandinsky, di cui prendo in considerazione in particolare una delle opere teoriche più importanti, Das Geistige in der Kunst, lo spirituale nell'arte, del 1912. E il capitolo poi si sviluppa appunto mostrando con l'evoluzione in qualche modo della poetica pittorica di Itten dall'arte espressionista figurativa attraverso l'astrattismo lirico sino all'astrattismo geometrico del Bauhaus. Il secondo capitolo, quello forse è più inedito, perché in Italia di Itten credo si sia parlato molto poco e si conosca molto poco questa figura controversa, carismatica, oscura di Johannes Itten. Tant'è che appunto ho utilizzato pressoché esclusivamente della letteratura tedesca che ho tradotto cercando di portare alla luce questo autore anche in Italia, con un'operazione che mette in luce anche gli aspetti, le derive più drammatiche della sua ideologia, appunto la dimensione del razzismo, la dimensione della superiorità della razza bianca. Un esempio tra tutti è la cosiddetta Haus am Horn, questa casa che spesso viene considerata un archetipo del razionalismo funzionale e che allora ecco, dopo torneremo su questo aspetto molto volentieri. Allora devio furbamente verso altri lidi. E il terzo capitolo, glissando appunto, invece è dedicato a Paul Klee e al legame tra la dimensione della morfologia, quindi alla dimensione del fenomeno originario di Goethe, e la sua peculiare arte pittorica. Ora, la mia operazione interpretativa, evidentemente, ci tengo a sottolinearlo, non corrisponde a un ingenuo compiacimento, un indugiare fra gli elementi della controcultura esoterica, irrazionale, magica, cioè tra quegli aspetti dell'irrazionalismo che fanno, potremmo dire, da contrappunto regressivo all'esperienza progressista del movimento moderno e al programma
tecnico-produttivo del Bauhaus, cioè non si tratta di un'operazione nostalgica a ritroso, ma appunto piuttosto ho inteso portare all'immersione la sopravvivenza di uno sfondo fecondamente mistico che innerva anche le esperienze più insospettabili da questo punto di vista, uno sfondo profondamente spirituale che appartiene all'umano tout court, potremmo dire, spirituale insieme corporeo, la presenza di un bacino simbolico che è una immagine eterna, perenne, un bacino perenne di immagini che non sono successibili di limitazioni da parte della razionalità cosciente. È questo lo spirito di fondo della cosiddetta filosofia della vita, che rifiuta di irrigidire, rifiuta di categorizzare la vita in forme univocamente connotabili, univocamente definibili, e rivela invece uno scarto, un'irriducibilità dell'esperienza artistica e dell'esperienza vitale in senso lato, che non si lascia categorizzare in un senso univoco. Ecco, è questa appunto l'operazione che fanno tutta una serie di cosiddetti filosofi della vita. Penso all'operazione che fa Georg Simmel con Rembrandt, ma penso anche alla affiliazione goethiana di Spengler. Per certi aspetti Ludwig Klages fa chiaramente da una posizione controversa di destra, in questo caso sì, un'operazione simile. Quindi vengo alle conclusioni. L'impresa inaugurale dell'astrattismo di Kandinsky, le pratiche radicali, fisiologiche e razziali di Itten, le costruzioni del cosmo fantastiche di Klee, rappresentano uno sfondo accattivante, talora senz'altro oscuro, su cui si staglia il microcosmo trasparente del design industriale. Ecco, questi elementi sorgivi sgorgano spontanei, potremmo dire, dalle profondità dell'animo umano, perturbano, problematizzano in modo fecondo, credo, il cliché di un Bauhaus esclusivamente rivolto alla funzionalità, alla standardizzazione, alla semplificazione. È vero che il misticismo, l'esoterismo, la componente irrazionalistica della filosofia della vita possiedono un lato inquietante che ha suscitato l'interesse dei nazionalsocialisti e in generale delle frange più estreme della rivoluzione conservatrice. Ma vi è anche un filone ricchissimo di quelli che potremmo definire i mitologi della modernità, che da appunto Nietzsche a Mahler, da Thomas Mann, pensiamo solo allo Zauberberg, alla Montagna Incantata, a Walter Friedrich Otto, a Carl Gustav Jung, Furio Jesi scrive un libro che si chiama Germania Segreta, di certo non da una posizione di destra conservatrice, affrontano il problema della produzione e della rinascita di un elemento che niccianamente potremmo definire dionisiaco. Affrontano il tema del fascino del demonico che ci è connaturato, di una dimensione magica che non ha nulla a che vedere con il germanesimo nazifascista. Ecco, quindi l'impostazione che ho voluto seguire respinge la cosiddetta Nachtschwärmerei, cioè la fascinazione notturna, tellurica del vitalismo che mortifica la profondità genuina del mito. Perché cosa fa l'ideologia? Cosa fa il nazifascismo? Tecnicizza il simbolo, lo rende un'immagine mortifera, narcotizza la folla in questo senso, non crea una dimensione di critica
individuale, indipendente, libera, piega la dimensione del magico, dell'esoterico, all'ideologia e riduce questa dimensione a un acconsentire sistematico, impersonale, dei mediocri all'imperativo di massa. Quindi nulla di più lontano dalle operazioni vivificanti di Nietzsche, di Kandinsky, di Klee. Ecco, percorrere i sentieri dell'esperienza ineffabile, i sentieri dell'immersione panica, dell'estasi, dell'abbandono, che rappresentano la filigrana interiore del razionalismo artistico, allora non significa compiacersi di uno scacco della ragione, laddove il sonno della ragione genera mostri. Ma semmai significa mostrare come il mondo formale, il mondo del logico, sia sempre necessariamente legato all'elemento del senza forma. Si chiami questo elemento mistico, lo si chiami spirituale, lo si chiami dionisiaco. Un elemento che sempre rivela, come dice Nietzsche nello Zarathustra, che tutte le cose sono intrecciate, incatenate e innamorate. Grazie. Bene. Pardon, scusate, mi sono dilungato terribilmente. No, assolutamente, è stato molto interessante. E, appunto, la grande qualità del libro è proprio quella, cioè tutto quell'aspetto filosofico, appunto, è anche molto profondo, no? Però l'aspetto architettonico è invece, come dire, sì, messo in una posizione, trascurato. No, non trascurato, ma messo in una posizione quasi antitetica rispetto a questo. Invece la ricerca architettonica rispondeva in fondo agli stessi principi, cioè innanzitutto il, come dire, la drammatico rapporto appunto con l'artigianato rispetto alla produzione industriale, cioè anche lì questa radice così profonda e anche così importante da un punto di vista proprio della ricerca, cioè la qualità della forma, il valore anche artistico delle cose, no? Che viene in qualche modo contraddetto dallo sviluppo dell'industria. Allora il Bauhaus, cioè banalmente, cerca una via di transizione tra queste due cose, che è una situazione assolutamente drammatica. E poi anche lì, anche gli architetti, lo stesso Mies van der Rohe, uno dei suoi fari è proprio Romano Guardini, che è un filosofo delle religioni, certo, e che in qualche modo dà fondamento, no, alla sua ricerca artistica. L'altra cosa che colpisce è che una esperienza del genere, cioè poteva essere radicata solo in Italia, solo in Germania, certo, perché poi ha citato l'esempio appunto del futurismo e di altre avanguardie, che però, come dire, si giovano anche di una situazione molto meno, passa il termine, come si può dire, disciplinata di quella che si trova in Germania. Lì l'impressione è anche quella, cioè dietro alla presa che fanno queste cose anche sugli allievi del Bauhaus, c'è proprio una specie di disciplina che è nel loro DNA, che banalmente noi tutti conosciamo e che non è un modo di dire. Quando spiego le vicende di Behrens e dell'AEG, che è la più grande industria appunto di produzione dell'energia di inizio Novecento, cioè quell'idea che passa attraverso l'immagine architettonica di una potenza che è prima economica, prima di tutto industriale, poi economica e poi politica, è veramente identica a quella che noi, ovviamente con le debite distanze, vediamo attualmente. Per cui anche lì il fatto di trovare così grande profondità è proprio dovuta a questa stratificazione che viene anche da ancora prima. Per cui è veramente un aspetto molto interessante che sei riuscito a tirar fuori da queste figure, in cui secondo me però anche Schlemmer meritava una... Certo. Perché Schlemmer è che appunto cura tutto l'aspetto di laboratorio teatrale, esatto. E nel teatro ovviamente c'è anche la possibilità di dare a questi aspetti spirituali una manifestazione fisica, diciamo, attraverso gli spettacoli, il balletto triadico ovviamente il più famoso, c'è la scena mistica, appunto le varie scene che vengono prese in considerazione. E poi, ecco, scusami se ho censurato la casa sul corno, la casa di Buche, certo.
che ovviamente è un esempio di architettura in cui questi aspetti, diciamo, di soprattutto di lavoro sui sistemi a griglia, cioè su dei sistemi ortogonali, di linee verticali e orizzontali, viene in qualche modo applicato, però da un punto di vista progettuale è una schifezza. Perdonate, uno dei più brutti progetti mai fatti nel Novecento, ma non esiste, è veramente, cioè, è inguardabile, e l'unico senso che ha è perché in quel momento, e anche questa è una cosa che veramente dà la cifra anche del peso che si voleva dare a questa tradizione, Gropius censura l'architettura, cioè il Bauhaus, o il Bauhaus, come dice tu, Giuseppe, scusami la mia improprio modo di dire questo termine, è guidato sempre da architetti in tutte e tre le fasi, però l'architettura è la disciplina che in qualche modo rimane fuori da questo progetto, che entra solo nel 1927. La spiegazione che dà Gropius, lui mi correggerai se non è corretta, è proprio che l'architettura, essendo la sintesi nelle arti, in qualche modo avrebbe convinto i giovani, diciamo, adepti o allievi, come vogliamo chiamarli, del Bauhaus, a seguire solo quella disciplina, proprio perché sintetizzava quegli aspetti anche spirituali che appunto erano al centro della ricerca del Bauhaus. Quindi arriverà solo, fondato nel 19, nel 27, un laboratorio di architettura. E tra l'altro questo aspetto appunto dello spirituale è spiegato molto bene, è descritto benissimo proprio dalle Corbusier verso un'architettura, quella del 23, una frase che mi piace molto citare, poi ti restituisco la parola, perché Le Corbusier ovviamente ha come modello gli ingegneri, la grande ingegneria che ha già dato tutte le risposte, no? la precisione, i materiali usati appunto con i minimi spessori, il massimo della resa estetica, eccetera. Però poi lui dice, però vedo queste pietre e quello che vedo mi commuove, allora penso, questo è bello. Ecco, l'architettura è lì, l'architettura trasforma delle pietre in un dramma, e dentro quel dramma c'è la profondità spirituale dell'architettura e delle arti in generale. Arti che tra l'altro non avevano un confine all'epoca, cioè fino almeno agli anni 50, i primi anni 60, le arti sono considerate, cioè, un unico strumento, diciamo, espressivo e di miglioramento, di affrancamento della società da tutto quello che la società poteva avere, diciamo, di negativo. Quindi l'idea proprio di un'unione fra le arti, di un'opera d'arte totale, che è anche presente nel Bauhaus, porta anche da un punto di vista proprio dello sviluppo del design, del quello che adesso noi chiamiamo design, che appunto è la produzione in serie, a cercare degli oggetti che effettivamente resistano con forza a quello che è l'evoluzione del tempo. Se ancora incontrano il nostro gusto, è dovuto proprio a questo, al fatto che gli oggetti prodotti dal Bauhaus mirano a parlare un linguaggio universale. In quella semplificazione sta una sollecitazione, diciamo, dei nostri sensi, che in qualche modo ancora adesso ci spinge ad apprezzare quelle forme, perché sono forme che agiscono direttamente sulla nostra percezione di esseri umani, con la nostra fisiologia che è la stessa di quella che avevano loro all'inizio del Novecento. Quindi è anche quello, le macchie di colore di Kandinsky, le forme così evocative di Klee, no? Quella bellezza che noi ancora riconosciamo, e che nasce proprio da un desiderio di rendere il rapporto tra società e arte capillare contro la casa borghese chiusa e piena di ciarpane, appunto, di cose. Mi ha molto colpito quella frase che tu citi, ci circondiamo delle cose preesistenti, appunto, di questi arredamenti, diciamo, antichi, perché non hanno più nessun valore polemico verso la nostra epoca, no? Ci rassicurano. In qualche modo anche adesso è così, no? Non ci attacchiamo a delle cose perché non siamo più in grado di avere un rapporto dialettico, vero, critico, con quello che ci circonda. Anche in questo la lettura, appunto, di questo bel libro fa molto riflettere. Quindi ti cedo la parola, scusami se ho fatto qualche osservazione anzi sono stato fin troppo prevaricante. E queste osservazioni sono preziosissime perché mi permettono innanzitutto di
ripensare e riformulare tutta una serie di cose che sono contenute nel testo, ma che avrebbero potuto prendere anche altri sentieri, indubbiamente. Ma è tutto corretto, eh? Sì, 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 non sì, c'è ma nulla di sbagliato. Nel senso che, ecco, io dico, per quanto riguarda il tema dell'architettura, la motivazione che è stata addotta è senz'altro condivisibile, il motivo per cui la dimensione dell'architettura emerge tardi. Gropius parla dell'architettura appunto come Gesamtkunstwerk, come opera d'arte totale, in qualche modo, come una forma espressiva in cui vengono a convergere le altre forme particolari dell'arte. C'è probabilmente anche una motivazione più banalmente pragmatica, legata al fatto che il Bauhaus era sempre in bolletta come scuola e che chiaramente costruire una casa è diverso da costruire un pannello di tela o dipingere. Ma questo aspetto apparentemente così grossolano ha a che vedere con lo spirito, con lo zeitgeist, con lo spirito del tempo in cui effettivamente si sviluppa questa scuola, perché la Repubblica di Weimar nasce in una situazione di crisi estrema. C'è una svalutazione galoppante, una disoccupazione altissima, vi è una tensione in Germania tra forze appunto socialiste da un lato, spartachiste, pensiamo appunto a cosa succede a Rosa Luxemburg a Berlino, e dall'altro appunto invece forze radicalmente conservatrici. Ecco, il Bauhaus nasce in questa dimensione di grandissima tensione. Spesso appunto gli allievi della scuola versano anche in condizioni di discreta povertà e cerca da questo punto di vista di fornire un orizzonte esistenziale nuovo che si infrangerà poi nel 1933. Questa visione del Bauhaus ovviamente affonda le proprie radici, lo dicevamo, in tutta una serie di addentellati. C'è l'esperienza precedente del Werkbund con Muthesius, che a sua volta si dibatte tra una visione tradizionale, storica, artigianale e una visione invece volta all'industrializzazione. Ancora prima c'era stato il cosiddetto movimento Arts and Crafts, il movimento Arti e Mestieri sostanzialmente, che ha un suo cugino ancora più antico nel luddismo. E quindi c'è uno sviluppo che vive delle fasi anche drammatiche. E da questo punto di vista io ho provato anche a interrogarmi sulla su come si sia potuto sopravvivere poi effettivamente il Bauhaus, come si diceva, allo spirito del tempo. E anche questa vicenda è una vicenda travagliata, nel senso che molti dei docenti e dei massimi interpreti del Bauhaus, Gropius in primis, durante il nazismo si trasferiscono, prima Gropius in Inghilterra, poi negli Stati Uniti. E tuttavia gli Stati Uniti reagiscono timidamente, direi, nei confronti della figurazione del Bauhaus. Anzi, c'è un libro che si chiama appunto Maledetti architetti, che ironizza sul fatto che queste costruzioni, queste sorte di cartoni intercambiabili, grigi, vitrei, non incontrassero negli Stati Uniti particolare entusiasmo. Ma perché? Perché viene meno tutto quel sostrato di tensione utopico-messianica, storica, che
ha permesso al Bauhaus di nascere in un determinato contesto e non in un altro, è evidente come in un'America probabilmente già proiettata verso le forme del disimpegno, verso le forme della plastica e della ripetitività degli idoli alla Warhol, alla Liechtenstein. No, non è vero. Questo no, posso contraddirti. Sì, certo. Nel senso che la ricerca architettonica sì. In America in quel momento, cioè negli anni 40, negli anni 40, cioè basta citare Wright, ma c'è Schindler, c'è Neutra che portano, specialmente le ville di Schindler e di Neutra portano quel modello, e poi c'è Mies van der Rohe, cioè c'è Tom Wolfe è in cattiva fede quando dice quella cosa, perché il modello Bauhaus e diciamo quella complessità di pensiero non può radicarsi in America. Certo. Perché come tu scrivi nel libro giustamente, è come se loro vivessero ogni giorno la giornata. In qualche modo il pragmatismo con cui loro si rapportano all'architettura, che è un pragmatismo soprattutto economico, o come dire, orienta la ricerca architettonica. Però appunto è comunque una ricerca molto feconda. Wright in questo senso è un'eccezione, nel senso che lui proprio va in un binario per conto suo. Ma anche l'influenza dei modelli europei, in particolare attraverso appunto queste figure, cioè è molto densa, molto ricca, e veramente sono delle cose tra l'altro meravigliose. Quindi anche tutta l'ala che poi tutta la ricerca che arriverà appunto negli anni 50, legata agli aspetti più ingegneristici, cioè Saarinen e tutte quelle figure lì. Per cui ecco, questo. Però manca completamente proprio l'aspetto che dà senso al fatto di scrivere ancora un libro sul Bauhaus. Cioè il fatto che, come diceva Eco, è un'opera aperta. Cioè che si presta a un'interpretazione talmente ampia e anche cangiante che non poteva trovare fondamento in America. Infatti loro, con la pop art, con quel tipo di arte, sfruttano proprio questo loro radicato modo di pensare quasi alla giornata, non passati il termine. Quindi scusami se ti contraddico su questa cosa, ma su questo non posso essere d'accordo. La storica dell'architettura semplicemente quello che cercavo di dire è come evidentemente, ma su questo siamo secondo me d'accordo, e in un contesto di disimpegno pop sicuramente non segnato allo stesso modo della Germania nazionalsocialista dagli eventi della guerra, ci sia una rilettura talvolta anche diffidente di alcuni elementi che avevano caratterizzato il Bauhaus, diciamo, nei suoi anni originari. Dopodiché evidentemente anche negli Stati Uniti c'è un rilancio foriero di tutta una serie di sviluppi fecondissimi di quel tipo di architettura. Gropius crea una vera e propria scuola da questo punto di vista. Ma c'è sicuramente forse un cambio di passo. Riguardo alla questione delle avanguardie, è senz'altro verissimo quello che è stato detto, in Italia vi è un contesto differente. Forse bisognerebbe ricordare che mentre si sviluppava tra il 19 e il 33 il Bauhaus in Germania, in Italia eravamo già in pieno regime fascista. Sì, ma la ricerca era strepitosa. La ricerca fino alla promulgazione delle leggi razziali non ha niente da invidiare al resto d'Europa, la ricerca in Italia, specialmente la ricerca architettonica. Da un punto di vista del fondamento filosofico non lo so, perché non è il mio mestiere. Siccome si diceva che c'è stato uno sviluppo diverso delle avanguardie, che noi non siamo disciplinati. Ecco, sì. Non siamo disciplinati. È vero che saremmo stati più indisciplinati, ma
credo che il regime fascista, come dire, alcune direttive le desse fossero difficilmente arginabili. Per cui c'è un'indisciplina senz'altro nel futurismo, ma c'è necessariamente anche tanta arte e tanta architettura di regime, inevitabilmente, no? Dopo la metà degli anni 30. Prima c'è molta più libertà di ricerca e questo appunto, e c'è anche la possibilità per gli architetti di contraddire addirittura anche le direttive, no, di niente, anche le direttive di certi gerarchi, appunto, perché Mussolini appoggia l'architettura, è un veicolo di propaganda, e c'è anche una fortissima, come dire, vis sperimentale nell'architettura di quel periodo lì, specialmente attraverso le mostre, che sono effimere, ma che consentono proprio agli architetti di lavorare. Dopo la promulgazione delle leggi razziali, dicembre 1938, ovviamente, alcuni di loro vanno in, cioè finiscono veramente in una situazione molto, molto grave, e alcuni finiranno in campo di concentramento e moriranno in campo di concentramento per la loro lotta antifascista, ed erano tutti stati molto convinti che il regime, quel modello di superuomo che alla fine, non voglio dire di origine nicciana, però l'idea è quella, no? Che aveva così convinto anche figure estremamente geniali come Luigi Moretti. Moretti è forse più geniale, appunto, degli architetti, Terragni, cioè tutti erano molto convinti. Tra l'altro anche Mussolini sfrutta questo diciamo immagine molto efficace della casa di vetro. Lui dice: il fascismo è una casa di vetro il cui interno può essere visto da tutti. Quest'idea coincide con l'idea della parete, appunto, vetrata razionalista, cosiddetta razionalista, proprio perché dà quell'idea di trasparenza, di chiarezza e di efficacia anche del messaggio, che passa attraverso un'idea molto semplice: se io vedo, credo. È un'idea, appunto, che nella sua semplicità ovviamente ha portato veramente a un convincimento di un'intera nazione. Poi, da un punto di vista del ruolo dell'architettura, l'architettura ha veramente un peso anche politico e di movimento di potere in Italia che non è paragonabile a quello che succede in Germania, perché veramente è meno, come dire, centrale il ruolo dell'architettura nel nazionalsocialismo rispetto a quello che è nel fascismo. Dopodiché, appunto, verso la seconda metà degli anni 30, soprattutto, appunto, proprio gli ultimi anni, diciamo, del decennio, trionfa il sistema degli archi, delle colonne piacentiniano. Però diciamo che fino alla metà, diciamo, degli anni 30, la ricerca è veramente... Tra l'altro si ammettono anche delle influenze dall'estero, tra cui appunto molta influenza dalla Germania, dall'opera delle Le Corbusier, che invece dopo vengono censurate radicalmente. Quindi anche lì è una situazione molto, diciamo, molto densa di ricerche. Dopodiché, quando prevalgono i regimi, non ce n'è più per nessuno, ovviamente. Speriamo che non succeda più, va? Bene, io penso che forse possiamo concludere. Io davvero ringrazio ancora la professoressa Landarini per questa conversazione, che come sempre mi fa tornare con più suggestioni, più dubbi fecondi e nuove anche linee probabilmente da percorrere. Spero di avere così instillato una goccia di curiosità.